Le guerre spiegate ai ragazzi. Questo è il titolo dell'incontro di oggi. Beh, questo titolo potrebbe indurre qualcuno a pensare a una semplificazione, perché magari ci sono le guerre spiegate agli adulti e quelle spiegate ai ragazzi. Adesso vi schematizziamo le guerre, ve le sintetizziamo, ve le banalizziamo. Ebbene, non è assolutamente questo lo scopo di questo incontro, anzi, esattamente il contrario. Proprio alla vostra età, ragazzi, dovreste sviluppare un senso critico. C'è una capacità di valutare, di giudicare le cose, gli eventi, con il discernimento, che vuol dire con la ragione, che tenga conto di tutti i fattori in gioco, che non si lascia abbindolare da una narrazione superficiale. Toni Capozzo è la persona più adatta per aiutarci, quantomeno a sviluppare un senso critico delle cose, dei reportage per esempio, che ci fanno vedere la televisione, perché lui ha visto. Per esempio lui ci ha già detto, non so se avete notato prima, ci ha già detto, guardate che anche i buoni certe volte si macchiano di crimini. Ne ha viste tante Toni Capozzo. Sa cosa è successo negli anni 90, 2000, 2010, cosa è successo in Unione Sovietica, quando c'era ancora l'Unione Sovietica, cosa è successo in Iraq, c'è stata una guerra nel 2003, dove forse ci hanno raccontato qualcosa, non tutto, lui ha visto e sa tutto. Sa cosa è successo nei Balcani, l'ha raccontato con grande professionalità a tutti noi. Insomma, ragazzi, cercate di ragionare, di capire da soli. Non siate totalmente succubi di una narrazione che potrebbe essere pilotata, vera in parte, non oggettiva, che presenta solo alcuni aspetti della questione. Fatta questa giusta e doverosa selezione, quindi fatta la tara di ogni amplificazione o riduzione di elementi in gioco, io chiedo a Toni, ma è possibile essere d'accordo con quello che ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella ieri o l'altro ieri alla Presidente della Slovacchia Zuzana Kaputova? La disinformazione che viene alimentata da una costante attività della Federazione Russa rispetto alla guerra in Ucraina colpisce tutti i paesi, anche in Italia. Ed è un'azione insidiosa che va contrastata con maggiore efficacia, con strumenti più efficienti di quelli fin qui messi in campo. Oppure, è possibile essere d'accordo con quello che ha detto il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni? Quando si parla di sconfitta di Putin, non significa arrivare a Mosca. Significa la liberazione di un paese libero e indipendente come l'Ucraina, che ha subito un'aggressione. Tra di noi ci sono. Quando si parla di tregua e di pace, dice Gentiloni, non si intende girarsi dall'altra parte. Noi non decidiamo per conto dell'Ucraina, ma certamente bisogna metterla in condizione di resistere. Che cosa ne pensa? Guarda, io preferirei raccontarvi delle storie che sono più semplici. Vedendovi, a me viene in mente le scuole dell'Afghanistan. Non ho mai visto delle ragazze più felici di andare a scuola che in Afghanistan, perché per generazioni è stato proibito. Io mi ricordo i primi giorni di scuola, quando ho ripreso le bambine, intendo, perché lì l'idea è che alle donne, alle future donne, non serva leggere, saper leggere e scrivere, perché saper leggere e scrivere in realtà è un primo assaggio di libertà. Una persona che sa leggere, che sa scrivere, che sa capire una notizia, che sa essere critico nei confronti di una narrazione, è una persona che comincia a essere più libera. Allora lì si vogliono le donne che fanno figli e basta, è una cosa bellissima, non è tutto, che preparano da mangiare e basta, che è una cosa bella. E naturalmente mi ricordo che una cosa mi colpì, perché
Noi siamo abituati che le generazioni si succedono con contrasti. Quando ho riaperto le scuole per le bambine dopo la fine del primo regime dei talebani, naturalmente nelle classi femminili, io ho fatto le scuole elementari e le medie, insomma, secolo scorso, è una cosa che mi ricordo come, che non sono orgoglioso, ma è che erano rigidamente divise maschile e femminili, persino nel, che vuol dire io non avevo sorelle, avevo delle cugine ma lontane, che non vedevo, sono arrivato alle superiori che vedere una ragazza in classe non sapevamo come fare, non conoscevamo, mentre crescere fianco a fianco aiuta a conoscersi, a capire. Ora, cosa succedeva in Afghanistan quando hanno aperto le scuole per i bambini? Che dovevano essere delle bambine, delle donne a insegnare. E non ce n'erano perché una generazione non era andata a scuola. Allora intervistai delle insegnanti che si erano improvvisate tali. Persone che avevano letto dei libri a casa, ma che non avevano nessun diploma, nessun, non avevano la formazione che un insegnante deve avere. Ma non c'erano, è come se improvvisamente tutti gli idraulici smettessero di avere degli aiutanti che imparano e arrivasse una generazione che nessuno sa aggiustare un rubinetto perché... Ora, questo piacerebbe raccontare storie così. Dopodiché, sulla domanda che io non asco, ma sono idee mie che voi potete condividere, non condividere, essere critici vuol dire non... pensare per conto proprio. Io non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché penso che naturalmente c'è una grande propaganda di Mosca, ma c'è una grande propaganda di Washington e di Roma. Le propagande, bisogna diffidare di tutti. È come se dovessimo fare un esempio. Tu vedi la partita Milan-Napoli, vai a leggere la cronaca del Corriere della Sera e quella del Mattino di Napoli. Pure sono due giornalisti, tutti e due, ma vedi, io sono andato a farlo, vedevo, è molto diverso, quale ha ragione? È ovvio che contano le passioni dei singoli, il pubblico cui quel giornale è diretto, e allora uno che vuole esercitare uno spirito critico lo legge sapendo che dietro ci sono delle passioni e delle appartenenze. Allora io... quando penso che la Russia ha invaso l'Ucraina, so che è una guerra che è cominciata molto prima, come dimostra la storia di un vostro conterraneo, andate a cercare chi era, Andy Rocchelli, un fotografo che venne ucciso, pavese, che venne ucciso intorno di Pavia, che venne ucciso in Ucraina nel 2014 mentre faceva il suo lavoro, invece io non l'ho mai conosciuto di persona, ma faceva delle foto molto belle. Quella è stata un'invasione, ma chi ha invaso l'Iraq? Chi ha bombardato la Libia? Io ero in Libia quando bombardavamo Gheddafi. Cioè, non è che certe volte le invasioni sono buone e certe altre sono cattive. Purtroppo il mondo non è governato con efficacia dalle Nazioni Unite, che dovrebbero rappresentare la concordia dei popoli. È governato da paesi che hanno l'ambizione di essere superpotenze. Gli Stati Uniti che lo sono stati a lungo, oggi un po' di... la Cina che ambisce, la Russia che ambisce. E quindi raccontano la storia e anche la geografia come piace a loro. Ora, bisogna, torno a ricordarvi l'esempio, fare la tara a tutti quanti. Io ci mancherebbe altro, non voglio dire delle parole irrispettose nei confronti del Presidente della Repubblica e meno che mai in una scuola. Ma ero a Belgrado quando l'Occidente ha bombardato Belgrado in nome della secessione del Kosovo, che oggi è uno Stato non riconosciuto da tanti, ma è uno Stato. E ho visto bombe cadere sull'ambasciata cinese, tre morti, su treni di civili, su... Mi ricordo ancora il nome di una bambina di 3 anni che morì. Vi racconto questo per... era una bomba intelligente. Voi sapete, le bombe intelligenti, oggi la tecnologia
fa passi da gigante, e le guerre sono un modo per sviluppare tecnologia o applicarla al più antico degli obbrobri, quello di uccidere. I droni che ci siamo chiesti, adesso Amazon ci consegnerà, oggi servono per individuare il nemico e per bombardarlo. Le bombe intelligenti, una di queste colpì l'aeroporto militare di Bataevez e danneggiò la pista, quindi l'obiettivo era quello giusto. Una scheggia di ricaduta, voi immaginate un sasso che cade nell'acqua e le gocce che si spargono attorno. Varcò il muro di cinta dell'aeroporto, andò oltre la strada e c'era una casa che io ho visto molto tempo dopo, delle villette a schiera, diciamo. Entrò in una finestra, un caso su un milione, e un caso su un miliardo, quella finestrella era la finestrella del bagno, dove c'era una bambina che stava facendo le sue cose prima di andare, di 3 anni, prima di andare a dormire. Immaginatevi l'interno di famiglia, insomma, vai a dormire che è tardi, su sbrighi, ma devo fare, vai. Le recise l'arteria femorale, l'aorta femorale, morì disaguata, aveva 3 anni, prima che arrivasse l'ambulanza. Ci fu il funerale, io non sono andato a funerale, sono pauroso come tutti, non avere paura è da pazzi, però non così pauroso, non sono andato a funerale non per paura, ma ero italiano, sono italiano, di una televisione italiana, le bombe erano tirate anche dal mio paese, mi vergognavo, però mi è rimasto perché è duro dire non vado a fare un servizio che sarebbe servito forse, perché mostrava che anche la guerra che ha delle buone ragioni paghi un prezzo alto, quello dell'ingiustizia, della morte di innocenti. 3 anni dopo sono tornato a Belgrado. Sono tornato a Belgrado e naturalmente ero aiutato dal fatto di aver vissuto con loro sotto le bombe, quindi venivo visto sì come uno di un mondo che era nemico, però che era stato... E ho telefonato, ho ritracciato questo padre, gli ho telefonato e ho detto guardi, ero 4 anni fa, mi ricordo la storia, non sono venuto a funerale perché mi vergognavo, vorrei venire e venga. Sono andato a casa e ho visto questa finestrella, quante volte. Dio aveva voluto che avessero avuto un'altra figlia a cui avevano dato il nome della bambina che era morta. E siamo stati lì a parlare di quei giorni, e della cosa, di come adesso. Lì ho avuto la netta sensazione che ho vissuto sempre che la domanda peggiore dopo le guerre è valeva la pena? Allora io adesso credo, mi auguro che prima o poi anche questa guerra finisca, ma quante madri, quando noi diremo beh finalmente è finita, c'è la pace, diranno valeva la pena? Quanti vuoti restano? Noi siamo abituati, è una... Come vi diceva il sindaco, è una fortuna di cui dovremmo essere grati a considerare che c'è la pace. Ma se in ogni paese c'è un monumento, ormai dimenticato, ma si prestano a novembre, no? Con i nomi dei caduti, che per noi sono nomi di generazione che non... Beh, dobbiamo pensare a paesi, a volte vedi un paese piccolo, con 15 nomi, gli stessi cognomi, sono ragazzi che non diventeranno mai padri, padri che lasceranno figli, che avranno lasciato i figli orfani, le cicatrici di una guerra continuano molto. Io penso che le mine, voi sapete che molti in Afghanistan ancora muoiono tante persone per le mine, persino nei Balcani è continuato a... Perché non conoscono i trattati di pace, sono lì sepolte, passa un pastore e sa. Le guerre continuano molto tempo dopo quando sono finite. Allora, da questo punto di vista credo che noi dobbiamo, per rispondere definitivamente alla domanda, che dobbiamo dipinare. Ricordo, vi ho ricordato un crimine di guerra commesso da noi. Voi
la storia, come ci viene raccontata a volte, è un po'... Mi hanno fatto il maquillage, il trucco. L'Italia, sono stato spesso nel Corno d'Africa, l'Italia è stato, non ha avuto un impero come la Gran Bretagna o il Belgio, però nelle guerre coloniali abbiamo usato il gas, abbiamo usato la prepotenza di un paese che aveva la tecnologia contro i popoli, abbiamo combattuto in Etiopia, in Abissinia, in Somalia, abbiamo fatto anche noi le nostre... Ecco, bisogna essere critici, vuol dire essere anche autocritici. Quindi non credere alla propaganda degli altri, ma neanche credere alla propaganda, io ho raccontato le missioni di militari italiani, missioni di pace. Io ho sempre detto che ho fatto un ottimo lavoro di cui possiamo essere fieri. Però dobbiamo anche guardare alle... È stato ricordato l'Iraq, io mi ricordo ancora... lo scantinato di Amaria, dove morirono centinaia di persone con una bomba di quelle perforanti, era un rifugio, c'entrò il deposito dell'acqua calda, morirono uccise, ci sono ancora oggi delle impronte sui muri della pelle che mi aveva sciolti praticamente. Erano bombe occidentali. Ora bisogna diffidare di ogni propaganda, da qualunque parte venga, provare a pensare con la propria testa e chiedersi molti perché resteranno senza risposta. Io posso dirvi che delle guerre che ho visto, vi ho detto la seconda guerra mondiale per fortuna è stata vinta dalla parte della... Quasi mai ho visto un mondo migliorato dopo una guerra. E quindi uno si chiede, valeva la pena tanti giovani morti, tante sofferenze? La maggior parte delle volte, sempre, viene da rispondere di no. Ma ci sono delle domande senza risposta. Grazie, un applauso. Qualcuno vuole fare una domanda? Non so se ne ha sentito anche alle Iene, però durante la guerra in Jugoslavia hanno usato anche proiettili all'uranio. Non so se lei ne ha mai sentito parlare. Sono proiettili che... dopo che vengono sparati rilasciano radiazioni. Ha sentito parlare? Sì, purtroppo è un problema che conosco bene, perché non so se avete capito la domanda del vostro compagno. È un problema che conosco bene perché ho conosciuto dei militari che si sono ammalati per questo uranio impoverito. Ora, l'uranio impoverito, voi sapete che per fare le atomiche ci vuole l'uranio arricchito. L'uranio impoverito è una specie di scoria del processo nucleare, di cui è difficile sbarazzarsi anche come tutte le... è un rifiuto speciale, diciamo, che viene utilizzato per fare dei proiettili che hanno un potere perforante più forte dei proiettili normali. Quindi sono ideali per essere sparati contro carri armati, contro blindati. Sono stati usati molto da bombardamenti americani poi attorno a Sarajevo e nei bombardamenti a Belgrado. Ora io mi sono preoccupato perché ho passato molto tempo in quei posti e mi sono chiesto, chissà, mi successe che un amico, un collega, era del giornale Radio Rai, Antonio Appaitati, forse il nome non dice nulla, ma la sua voce era una voce... chi sentiva la giornale Radio Rai la ricordava, morì per un tumore, qualcosa che va oltre la pensione pagata a Mavedo. Oggi la Gran Bretagna in modo un po' innocente ha detto forniremo proiettili all'uranio impoverito all'Ucraina. Il problema è, io ho scritto una cosa su questo, che mi ha colpito perché l'uranio impoverito non fa solo danni laddove arriva il proiettile, oltre a uccidere quelli, ma anche chi lo maneggia, chi spara, quindi è destinato poi a restare per... L'Ucraina, a voi non dice niente, ma mia figlia è nata nell'anno di Chernobyl e mi ricordo che non potevamo fare le pappe che si fanno a un neonato perché non si poteva prendere la verdura a foglia larga.
l'anno di Chernobyl, il disastro nucleare. Ci sono dei servizi su cos'è oggi Chernobyl. Immaginate dei palazzi di cemento con le piante che crescono dentro, immaginate però anche animali che, mostruosi, perché la radioattività era stata e questo non è la ragione, ma bisogna essere contro le guerre anche perché sono un disastro ambientale, quello che dicevo prima, cos'è la qualità. Però questa storia del volano impoverito purtroppo però è anche la storia di tanti ragazzi, uomini italiani che hanno servito il nostro paese in missione di pace nei Balcani e probabilmente a causa di questo uranio impoverito hanno contratto delle malattie, per molti inguaribili, cioè, credo che ci siano 6 o 700 persone che sono morte per questo. Basta come risposta? Ti ringrazio molto. Entriamo, diciamo, nel vivo del quello che dobbiamo dire, vogliamo dire oggi, anche leggendo quello che ha scritto Tony, perché è da lì che siamo partiti. Noi abbiamo avuto un rapporto con Tony perché la nostra professoressa Alessia Cellè ha registrato via audio alcuni testi di Tony Capuozzo. Da qui è partito tutto un rapporto e quindi partiamo dalle cose che lui ha scritto. A Sarajevo mancava un giardino zoologico. Non fu facile però trovare lo spazio per uno zoo. Alla fine scelsero una conca giusto sotto la collina dei pionieri. Per gli animali si fece ricorso alla solidarietà dei paesani. L'acquisto più semplice fu quello di Yogi, il grande orso dal pelo giallastro. Fikret era il guardiano dello zoo. I dromedari e i cammelli erano morti a giugno. I cerviatti se li erano rubati e mangiati i contadini dell'assedio. Dopo un'incursione notturna, il pavone era scomparso, le capre anche, e qualcuno aveva visto il pony andarsene via nella disattenzione generale. Lo sciacallo dorato era morto, così nel giro di qualche giorno, e liberò tutti gli animali che pensava avrebbero potuto cavarsela da soli. Non se la sentì di liberare la zebra, che era oramai per le ossa, neppure la tigre. Non avrebbero fatto gola a nessuno. Quanto silenzioso, Fikret non avrebbe permesso a nessuno di mangiarselo. Sapete, disse una volta ai ragazzi, si dice di certi animali che gli manca solo la parola. A me, silenzioso, piace proprio perché gli manca la parola. Ha certi occhi che sembra avercela, la parola, e a me sembra che preferisca stare zitto per conto suo. La zebra era morta. I corvi smisero di svolazzare, la tigre era morta a novembre, la leonessa mangiò al leone e tenne duro fino a dicembre. Fikret venne ferito con la prima neve. Fu una granata, l'aschetto di una granata tirata proprio contro di lui. E comunque non lo uccisero. L'orso era rimasto solo, passava ore seduto immobile, con le zampe quasi incrociate. L'ultima presa era stata una lucertola intontita dal freddo. Si alzava ogni tanto, lentamente, per andare ad appare una pozzanghera dove marcivano le foglie. Fecero l'alba, e quando l'alba fu di latte, color latte freddo, uscirono tra le gabbie. Ormai si vedevano le ossa dello scheletro della tigre, e non si vedeva nessuna nuvoletta di vapore sopra la testa grassa di silenzioso. Distese in un angolo. Era un mucchietto di pelo scuro e bagnato, come certi tappeti nelle case bombardate. Era morto. È morto. Poveraccio. Di fame. Di freddo no. Il freddo non fa male agli orsi. Fu così che quella notte morì l'orso silenzioso. A Fikret, disteso nel letto d'ospedale, non lo dissero subito. Che ci tenesse, l'avevano capito da come se l'era presa, quando un compagno di stanza aveva detto che per smuovere l'Europa forse sarebbe stato meglio fare una strage di cani in centro, davanti a tutte le televisioni. L'avrebbe capito da solo, il giorno che fosse tornato nello zoo vuoto di Sarajevo, nel silenzio della fine della guerra. Ma nessuno mai avrebbe saputo quello che era successo in quell'ultima notte, quando l'orso silenzioso era stato scosso dai brividi del freddo che scendeva su di lui. Si infilava nel pelo opaco, correva sulla pelle ormai vuota di muscoli. Si è trascinato verso un angolo della gabbia, strisciando e poggiando il fianco sulle sbarre.
Nella gabbia sporca non ci sono più lumache, non ci sono più mosche, né vermi, né topi da tempo. E da tempo l'orso vede male, sente peggio e la gabbia è un mondo senza odori né rumori, dove batte solo un cuore rallentato. L'orso si è appoggiato stanco sulle zampe posteriori e prima ha piegato una zampa anteriore e poi anche l'altra. Ha lasciato andare il muso sulle zampe ossute e il respiro affannoso non mandava più vapore nell'aria fredda. Ma gli occhi più grandi, occhi marroni di un orso che non capisce che cosa gli stia succedendo, erano umidi e appannati come da un'ombra vitrea. E le narici erano secche, e secco il naso da dove ogni odore si affievoliva, come le orecchie, che non servivano più a sentire nulla. E allora l'orso ha emesso un suono prima impercettibile, poi più forte, un rantolo, che perdeva man mano ogni gorgoglio e diventava una nota bassa e tonda senza speranza, con un gravito emesso per nessuno, che si spargeva tra le sbarre vuote e la gaglia coperta di foglie. Non era una rivolta, né una richiesta d'aiuto. Era un'agonia, intrapresa come una lotta destinata alla sconfitta, solo con una sorpresa stupita. Un esercizio da circo impossibile, un mugolio che non faceva rumore, un guaito senza più dolore per l'ultima volta dell'orso, che è stato silenzioso. Ha detto qualcosa che lo portava via, come un inverno, mentre poggiava il testone sul pavimento freddo senza sentirlo più. Brava. L'accompagnamento. Io volevo ringraziare i ragazzi che leggono, lei e gli altri che verranno. Volevo ringraziare però anche il cameraman, perché è il mio lavoro, quindi so che non è facile. I movimenti devono essere dolci. Poi se uno fa un video perché accompagna, non lo so, un pezzo musicale, il montaggio può essere molto rapido, le immagini. Però la base è fare dei movimenti, non puoi saltare velocemente da un oratore alla chitarra. Ti sconsiglierei, perché è difficile, di usare il pene, perché col telefono, col telefonino è molto difficile andare a stringere o ad allargare. Però ti hanno affidato una delle responsabilità più importanti, perché poi il prof riuscirà a montare un resoconto di questo. Questa nostra mattinata, solo se tu fai un buon lavoro. Ora, quello che vi hanno letto è un pezzo sullo zoo di Sarajevo. Voi penserete, ma è una guerra dove muoiono tante persone innocenti, che senso ha occuparsi degli animali? Beh, ha senso, innanzitutto perché sono tra i più innocenti di tutti. Sono io un cane, adesso è con la mia collaboratrice. Se qualcuno di voi ha un cane, sa benissimo che l'ultimo dell'anno, quando ci sono i petardi, no? Cominciano a tremare spaventati. Beh, immaginate che cos'è una guerra. Immaginate noi quando leggiamo di bombardamenti oggi in Ucraina, da una parte o dall'altra, immaginiamo di persone innocenti, di ragazzi come voi, di anziani che non possono affrettare il passo, però ci sono anche gli animali, no? E gli animali spesso, è una delle immagini che mi ha colpito di più nei primi giorni della guerra in Ucraina, era vedere le persone, a volte anziane, che lasciavano le case con, adesso per fortuna ci sono i trolley, quindi trascinando una valigia, con in braccio un cagnolino o un gatto. Perché mi ha colpito di più? Perché siamo abituati a vedere i profughi come delle persone che non si sa da dove vengono e dove vanno, poveracci. Invece il fatto che portino con sé un animale, capisci che ha dovuto lasciare quel rifugio di tutti, e a maggior ragione per una persona anziana, che è la casa. Immagini che avevano avuto una vita normale fino a pochi giorni prima, cioè quella di aprire la porta se c'è un giardino per far uscire il cane o il gatto, e quella di portare i giardinetti se era un appartamento, e ti dava l'idea di tutto quello del loro mondo che improvvisamente avranno dovuto lasciare. Ora, io sono andato allora allo zoo di Sarajevo, non ricordo bene perché abbiamo girato delle immagini,
e che era vicino alla prima linea, non era la prima linea più combattuta, ma no, era piuttosto pericoloso. E il comandante di quel gruppo che teneva la prima linea, disse, io gli chiesi se potevamo andare, ci dava qualcuno che ci accompagnasse tra le gabbie dello zoo a vedere gli animali, che nessuno poteva andare a soccorrere, perché era appunto rischioso e la vita di un animale non vale la vita di un uomo. E il comandante dice, non rischio i miei uomini per una stupidaggine così, e aveva anche ragione. Solo che alcuni dei ragazzi che erano lì, con i loro uccini, attirati dal fatto che ci fosse la televisione, per un senso di sfida, per disobbedienza, ci accompagniamo noi. E siamo andati in giro tra le gabbie, spesso vuote, correndo naturalmente, sempre paurosi che ci vedessero e ci sparassero contro. Era una mattinata di sole, si vedeva bene, quindi era pericoloso. E non ci successe niente, però ci successe l'impressione di vedere degli animali morti. E mi feci raccontare come avevano fatto, insomma. La verità è che alcuni degli animali, diciamo commestibili, se li erano mangiati, perché, come, non so, delle capre, o perché in città mancava tutto, no? E quindi se i vostri nonni o bisnonni vi raccontano qualcosa dei tempi di guerra, vi racconteranno che in guerra anche chi non la combatte a fronte, la combatte a casa, deve fare i conti. Io sono nato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma mi ricordo mia madre che faceva, con le amiche si facevano caffè con l'orzo, adesso è diventato di moda bere il caffè d'orzo, una volta era perché non c'erano i soldi, non c'era il caffè. E siamo riusciti ad arrivare alla gabbia dell'orso. Ora, la cosa ci penso spesso, perché in questi giorni avete visto che c'è una polemica sugli orsi, no? Perché adesso il presidente della provincia di Trento avrebbe deciso l'abbattimento di quell'orsa che ha ucciso un giovane che correva nei boschi. Se devo dire come la penso io, penso che quella orsa ha fatto l'orsa, aveva i cuccioli, ha temuto per i cuccioli. Gli orsi in genere diventano pericolosi proprio quando hanno i cuccioli e devono, sono come le vostre madri, guai a chi tocca i figli. E lì la responsabilità, o lo sbaglio, forse è stato, credo che 100 anni fa in quel territorio l'uomo e l'orso convivessero, perché gli uomini sapevano che in certe zone era meglio non andare, o in certi periodi dell'anno quando ci sono, eravamo anche di meno come numero di... Oggi è un territorio, come si dice, antropizzato, vuol dire molte persone, e che non vanno più solo a fare il fieno e magari in compagnia, vanno anche a correre da soli. Allora l'orso lì è stato reintrodotto con un progetto, ed è un po', bisogna imparare a tornare a vivere insieme, avere delle misure di prudenza. L'orso, se sente l'uomo che arriva, non all'improvviso, si allontana, scappa. Io sono stato per lavoro a Yellowstone, il famoso parco. Lì il problema, hanno l'enorme vantaggio che Yellowstone è enorme, è grande quanto l'intera regione. Quando un orso ha dei problemi, loro chiamano orso with problems, con problemi, ad esempio il fatto che si è avvicinato a un campeggio o a un bidone dei rifiuti e comincia a non sopravvivere come l'orso fa in natura, le vacche, ma a avvicinarsi all'uomo. Quindi, naturalmente lì ti raccomando, non mai lasciare il cibo fuori del camper, fuori dalla roulotte. Ci sono tutta una serie di regole che devi non abbandonare i rifiuti alimentari ai bordi delle strade. Però lì, quando un orso si avvicina troppo alla comunità degli uomini, lo anestetizzano, lo prendono e lo portano centinaia di chilometri più in là, in zone più isolate. Hanno lo spazio per farlo, cosa che da noi no.
Oggi dobbiamo tornare, vale anche per il lupo, no, voi qui vivete in una zona in cui non ci sono questi problemi, ma in Abruzzo ad esempio ci sono i lupi anche sull'Appennino, che non è tanto lontano. Bisogna tornare a imparare a convivere, è un po' come avete presente quando ci sono le vacanze, che sembrano sempre molto lunghe estive, adesso meno, ma ai miei tempi era... E ti rivedi con gli amici di scuola, che non hai rivisto durante l'estate. Al primo incontro sei contento, ma devi tornare a far partire un'amicizia, una confidenza, perché nel frattempo magari sei cambiato, uno è cresciuto, l'altro no, hai fatto nuove amicizie. Bisogna reimparare a convivere, quindi io sono perplesso quando si dice ammazziamo l'orso, esattamente come se fosse un uomo che ha ucciso per odio, per sopraffazione, quello ha fatto l'orsa, e non ci può essere vendetta, non sarebbe giusto neanche se fosse un uomo, ma l'abbiamo trattato un po' come se fosse quei personaggi da cartone animato, no? Degli animali che in realtà ragionano come degli uomini, no? Da Gatto Silvestro all'orso Yogi, e quindi ha sbagliato, va punito. Quello non ha sbagliato, ha fatto... adesso vedremo, perché sarà un tribunale amministrativo regionale, credo che dovrà decidere sulla sorte. L'orso dello zoo di Sarajevo è stato un simbolo per tutti, perché cosa succedeva? Gli zoo non sono una cosa bella, perché gli animali sono costretti nelle gabbie, però per tutti, una volta che non c'erano i documentari, non c'erano i giornali della natura con le foto, era il modo di vedere anche il circo, di vedere degli animali che altrimenti non avresti mai visto. E per generazioni di Sarajevo, l'orso Medjev, lo chiamavano, l'orso silenzioso, era stato l'orso di tutti i bambini che era cresciuto, quindi tutta la città gli voleva bene, e tutta la città soffrì per il fatto che non si poteva portargli da mangiare. Quando l'ho visto io era proprio scheletrito, faceva pena. Naturalmente noi non avevamo niente, non avremmo avuto neanche il tempo. È stato però l'ultimo a morire tra gli animali dello zoo di Sarajevo. Ha resistito più di un altro orso che c'era, ha resistito più di altri animali. Per fortuna almeno i volatili erano riusciti a aprire l'aquila per la gabbia, e quelli erano volati via, insomma, erano sfuggiti. Ora, da quella volta a me, ogni volta che c'è stata una guerra, mi è rimasto di andare a vedere gli zoo, per capire perché la guerra è una cosa insensata tra gli uomini. Se uno... È come quando parlo ai maschi, io mi ricordo quando andavo a scuola io, quando non hai più parole passi alle mani. Vuol dire che ti mancano le parole, vuol dire che è finito il dialogo. Il dialogo deriva dal greco, è della ragione, vuol dire che non hai più capacità di ragionare, di esprimere i tuoi sentimenti, il tuo disaccordo, la tua opposizione a qualcosa con le parole, e allora passi alle mani. Non è un segno di forza, è un segno di impotenza, non è un segno non è un primato, è una cosa in cui facciamo prevalere l'istinto sul ragionamento, sull'intelligenza. Gli animali non capiscono la guerra degli uomini. Gli animali attaccano perché hanno fame, se guardate in natura, date in Africa a volte si vedono delle scene violente, un leone che mangia una gazzella, però lo fa per fame, non lo farà mai per divertimento, perché ha un problema con quella gazzella. Se ha mangiato può stare nei circhi ai leoni che vengono esibiti, li fanno mangiare abbondantemente prima, è molto difficile che diventino pericolosi. Allora, paradossalmente, gli zoo sono una specie di... Sapete cos'è la cartina di tornasole? Che metti, non so se fate chimica o farete, metti e ti rivela l'acidità. Mostra quanto stupido è l'uomo a volte. Perché non capiscono, ti guardano come se dicessi che cosa fanno questi. Se posso fare un esempio ancora più, un'altra cosa che ho sempre fatto
quando dovevo raccontare delle guerre, e andare negli istituti psichiatrici, spesso perché sono abbandonati. Ne ricordo uno a Sarajevo, vicino, insomma, una quarantina di chilometri, dove purtroppo anche i dottori non potevano più arrivare perché la guerra lo impediva, era rimasto un solo infermiere e due signore del paese che facevano da mangiare, e continuavano, non arrivava più gli stipendi, facevano da mangiare in cambio di prendere qualcosa da mangiare che veniva portato dalle Nazioni Unite da portare a casa. E lì dentro, quella nella Jugoslavia è stata anche una guerra di etnie, gli uni contro gli altri, persino di religioni, gli uni contro gli altri. Lì vivevano tutti assieme, dice, erano pazzi. Allora mi ricordo di aver fatto questo filmato e ho detto, guardate, questi che sono pazzi convivono tutti quanti assieme. Fuori, quelli che sono ragionevoli, che sono giusti, che sono intelligenti, si ammazzano l'un l'altro. Dava il senso di come la guerra sia una delle scelte peggiori che l'uomo può fare. Quindi il racconto della guerra, visto, voglio aggiungere la storia di un animale, andai allo zoo di Kabul, sono andato quando già era in funzione, a Kabul e Afghanistan, e c'era il monumento al leone Marian, Marian è un nome maschile, che il periodo dei talebani, che sono dei fondamentalisti, cioè delle persone che interpretano la religione nel modo più spietato possibile, avevano chiuso lo zoo perché era considerato una forma di divertimento, come il ballo, come la musica, come tutte cose vietate. Aveva chiuso lo zoo ed era presidiato da alcuni talebani armati. Uno di questi, per sfida, era entrato nel recinto del leone. Il recinto del leone, io l'ho visto, era una stanza, un posto grande come questo, un prato, con sopra una balaustra che ti affacciavi, i visitatori potevano guardare il leone sotto, c'erano delle rocce, degli arbusti, potevano guardarlo. E questo per sfida si era calato nel... E cosa era successo? Il leone, naturalmente, che era anche affamato, perché l'aveva sbranato. Il giorno dopo, il fratello di questa vittima, per vendetta, gli aveva tirato una bomba a mano al leone. Senza riuscire a ucciderlo, il leone era rimasto senza un occhio e con la bocca sfregiata, quindi in seguito faceva fatica a mangiare la dieta di un leone, che dovrebbe essere dei grossi pezzi di carne, gli dovevano quasi fare. Però era sopravvissuto. E allora la popolazione di Kabul l'aveva adottato fino alla fine di quel regime dei talebani, che oggi è tornato. Era adottato perché era un simbolo della resistenza, non una resistenza armata, la resistenza di tutte le persone innocenti che aspettano che passi una guerra, che ne portano le cicatrici psicologiche o fisiche e che tornano a vivere. Anche in quel caso lo zoo raccontava qualcosa di quella guerra. Cioè, le guerre, ovviamente, se voi solo pensate, immagino che avete parlato a scuola, che viviamo delle fasi di grandi cambiamenti anche climatici, no? Un cittadino responsabile, quale sarete voi fra qualche anno, deve preoccuparsi dell'ambiente. No? E beh, pensa che qualità dell'aria c'è oggi in Ucraina, con tutte quelle bombe che esplodono. È un controsenso. Se voi pensate che viviamo in un continente, l'Europa, che ha crescita demografica zero, quando va bene, la crescita demografica è il numero dei bambini che nascono. Se una coppia, cioè due persone, un uomo e una donna, fanno due figli, siamo a zero, perché due che diventeranno vecchi, purtroppo, vengono sostituiti da due. Per essere segno più, ci dovrebbe essere una media di tre figli almeno. Noi siamo a zero, e spesso sotto zero, l'Italia è sotto zero, e generazioni giovani, a volte ce n'ho anche dei meno giovani, che vengono mandati a combattere e a uccidersi l'un l'altro
è una follia quando avremo bisogno di essere un po' di più. Però ripeto, aver parlato a volte bisogna staccarsi dalle notizie e guardarle attraverso dei buchi della serratura che non sono quelli tradizionali, gli animali, l'ambiente, aiuta a capire la follia delle guerre. No. Spaventato delle altre aveva urlato che rientrassero nell'androne. I cecchini potevano sparare e una bambina aveva detto: non sparerà, adesso il papà dorme. Così avevano capito chi era il cecchino, quel papà nuovo che dormiva il giorno e sparava la sera. Il cecchino affinava la sua tecnica, che aveva imparato ormai. A 100 metri di distanza devi mirare esattamente all'entrée di un uomo che cammina. A 200 metri, a 300, a 400, devi mirare una decina di centimetri davanti all'inguine. Se l'uomo a 500-600 metri devi tirare l'altezza della testa, ma mezzo metro più avanti. Devi anticipare il passo, è una scuola difficile, fatta di sbagli che ti obbligano a cambiare la postazione. E se l'uomo, se il passante non cammina ma corre, come ormai fanno tutti, a 500 metri devi sparare almeno un metro davanti a lui, e mezzo metro più in alto. Se a 300 metri e sta correndo, basta una trentina di centimetri, davanti all'inguine. Ed è diventato uno sniper esperto. All'inizio forse l'aveva fatto per rabbia, ma certo sarebbe arrivato un momento in cui gli faceva schifo questo sostegno distante. Poi si deve essere abituato, né odio né schifo, solo pazienza e nervi. Sa che lo sniper non conta più sui morti e che riesce ancora a rinunciare, che lascia passare questa donna per uccidere quella dopo e che si fa guidare nel momento di premere il grilletto da un'intuizione irripetibile e inspiegata, da un dettaglio e da un gesto di una vittima. Vedrana Glavas aveva 3 anni e il cecchino l'aveva uccisa mentre lasciava Sarajevo a bordo di un autobus pieno di bambini. Erano stati legati ai sedili perché non c'erano abbastanza accompagnatori per reggerli tutti. Il cecchino aveva sparato e l'autobus aveva fatto l'inversione di marcia verso l'ospedale. Ma Vedrana vi era giunta con le bende che le legavano al sedile zuppe di sangue. Al suo funerale, il giorno dopo, il cecchino aveva sparato ancora, ferendo la nonna di Vedrana. E poche ore dopo quel funerale, l'ingegner Fadil Baksic aveva assistito, tornando a casa, a una scena che lo sconvolse. Dalla discesa, incontro a lui, veniva un uomo con gli stivali di gomma, i pantaloni da operaio e un paio di guanti spaiati. Camminava con prudenza, reggendo e frenando una carriola sulla quale sedeva un bambino con una tuta da sci di colore vivace e una ciuffa di lana con un grande pompon. Lo incrociano, si affacciano all'incrocio e risuona uno sparo che fa girare Fadil, che si sente sorpreso e fregato in un angolo della città che gli teneva sicuro. E invece c'è il bambino che è stato rovesciato fuori dalla carriola e l'uomo muto impietrito. L'ingegnere corre a casa e prende di nuovo la penna e la carta e scrive di nuovo, di fretta, mentre in fondo alla via si sente la gente che urla per il bambino che qualcuno sta portando inutilmente all'ospedale e l'uomo tace ancora davanti alla carriola vuota. Comunque, questo è un pezzo su cecchino. Intanto, cecchino, cioè quello che spara da molto lontano, questo, io non sono uno che ama le armi, ma andando in guerra ti tocca impararle. Una pistola può sparare con efficacia a qualche metro di distanza. Un fucile normale può sparare 300 metri. Un cecchino può sparare fino a... addirittura quei fucili arrivano a 700-800 metri, se non dico. Perché in inglese si dice sniper e anche nelle lingue, non so, nei Balcani si dice sniper, si scrive un po' diverso. Ecco. Noi diciamo cecchino, sapete perché? Perché è una figura che era purtroppo comune in quella guerra che chiamiamo la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, vuol dire un tiratore di precisione che appena ti sporgevi dalla trincea ti sparava. L'imperatore d'Austria-Ungheria, cioè il capo dei nostri nemici, si chiamava Francesco Giuseppe, in italiano Francesco è cecco, no, in Toscana soprattutto.
Ora, Cecchino era quello di Francesco che, ed è rimasto, vedete come le parole nascono, a volte si perde la radice, però... Ora, fin quando il Cecchino è... ne sentirete parlare, non so, se c'è una visita di un importante capo di Stato a Roma, un incontro pubblico, così, ci sono sempre degli poliziotti, carabinieri, specialisti sui tetti che sono dei cecchini, cioè delle persone capaci di neutralizzare un eventuale terrorista anche a una grande distanza. E fin quando i cecchini vengono utilizzati nei combattimenti è brutto, però è un'arma, è un modo di combattere la guerra. Il problema è che a Sarajevo venivano utilizzati per uccidere i civili. E sopra, naturalmente anche un giornalista che arrivava imparava presto da dove veniva il pericolo, no? Perché era come i cecchini sparavano da là sopra, io dovevo stare attento quando attraversavo questa strada, quel pezzo lì se ne è stato protetto, quell'angolo là di nuovo era pericoloso. Addirittura in certe strade erano riusciti a appendere nottetempo come se fossero delle lenzuola messe a asciugare, attaccate ai cavi della luce, delle grandi coperte che coprivano la vista del cecchino, quindi, e naturalmente cecchino dovete immaginare uno con una, addirittura una sedia comoda, un materasso nascosto in qualche, perché poi c'è i cecchini che fanno la guerra agli altri cecchini, cerca di capire da dove ha sparato quello per rispondere. Lì però sparavano contro i civili. Ci sono alcuni numeri che fanno davvero impressione. Credo che più di 100 bambini siano stati uccisi dai cecchini. Vuol dire che quello, aspettando, era il modo di ferire più possibile il nemico. Perché se io c'è una madre con un bambino e sparo alla madre, certo che ha fatto. Ma sparare al bambino... Tu hai sparato al bambino e hai ferito dentro di sé la madre, quindi è proprio l'odio allo stato puro, non è più sparare a un avversario che potrebbe, c'è una bella canzone di André, sparagli Piero, sparagli ora, prima che sia lui a sparare. Non è odio fra due che si combattono, è odio nei confronti di persone totalmente innocenti. Naturalmente, devo tenere il telefono acceso perché il lavoro... era una vera, sapete cos'è la roulette russa, no? C'è un film sulla, che è un proiettile, è un gioco tremendo, ma non pare mai ovviamente, non è un gioco, è una follia, in cui in un revolver, cioè quindi una pistola come quella dei film di cowboy, cioè, c'è un proiettile, si passano un proiettile, sparo, non, sono salvo, finché a uno gli capita. Attraversare era una roulette russa, viene chiamata roulette russa questa follia, perché vedevi che uno passava prima di te la strada di pochi metri e gli era andata bene. Dici, non che ti augurassi che sparassero a lui, però sì, ho fatto male a non attraversare insieme a lui. A volte si attraversava in gruppo, così cioè, se spara è più difficile. Era una cosa penosa. Oltretutto c'era anche il fatto che se avevi attraversato e ti era andata bene, ti toccava in qualche modo essere grato a quello che non ti aveva sparato. No? È come ringraziare proprio Boia o Boia degli altri. Quindi questa di Cecchini è stata l'aspetto della guerra, l'artiglieria è brutta, però... Cioè l'artigliere, io da militare ho fatto l'artigliere, ma non sparavamo nessuno naturalmente. Non vedi il disastro che sei andato a fare o il colpo che è riuscito. E Cecchino ti inquadra dentro, sono fucili dotati di un binocolo, richiede una certa esperienza perché... Se quello sta camminando o correndo, per prenderlo a tot metri, deve sparargli appena un po' davanti, in modo da poterlo
centrale. E molto spesso l'intelligente crudeltà di questi cecchini era di ferire invece che uccidere. Perché in una città assediata uccidere è un danno, ovviamente cancelli la vita di una persona. Però ci sarà un funerale se si riesce a fare, lì era difficile anche fare. Ma un ferito, devi soccorrerlo. E se l'hai ferito le gambe ci dovrà essere qualche infermiere che lo aiuta a camminare, dovranno procurargli un bastone o una stampella e sarà un peso per la società. Cioè è un danno per la società paradossalmente ancora più grande. Questa è la natura delle guerre. Ci sono delle guerre, come la vedo io, non so come dove siete arrivati con la storia. La seconda guerra mondiale per fortuna è stata vinta dalle democrazie occidentali, se no saremmo ancora con i lager nazisti, saremmo ancora. È stata vinta dalla parte che aveva tutte le ragioni. Però l'atto finale, in Giappone, il Giappone era alleato dei nazisti e del fascismo, furono due bombe atomiche che forse a Hiroshima e Nagasaki, che non erano delle caserme, erano dei civili. È una cosa di cui non possiamo andare fieri, ma che ci insegna che cosa? Che in guerra anche i buoni si macchiano di crimini. Non esistono divisioni, mente, tutto il bene non è la guerra che è un crimine. E bisognerebbe pensarci 100 volte prima, grazie, però. Bisogna pensarci 100 volte, perché poi la guerra è una specie di gara a chi è più cattivo. Questa credo che sia un'altra lezione, insomma, che ci sono delle guerre forse che non possono non essere combattute. Penso appunto alla seconda guerra mondiale, non potevamo accettare che il mondo finisse sotto il dominio dei nazisti, avrebbero cancellato per sempre il popolo ebraico, avrebbero, quelle cose che forse so che i preside ieri ha raccontato di alcune visite, insomma, cose che sapete o sanno i vostri amici o potete. Però le guerre sono, anche quando tocca, insomma, non esistono guerre sacre, non esistono guerre sante, esistono a volte delle guerre che non si possono non combattere, però davvero devono essere l'ultima spiaggia. Vede, è cieca. A un certo punto Milena ha incominciato a descrivere l'odore della guerra. È un odore sottile, penetrante, un odore bianco e nero. Il bianco non assorbe la luce, la rimanda tutta intera. Il nero la ingoia e non la restituisce. È così l'odore della guerra. Lo senti nelle persone e nelle cose. L'odore che abbiamo quando abbiamo paura e cerchiamo di trattenerla, di comprimerla dentro di noi, di non darla vedere. Per vergogna, per timore di non sapere più controllarci. E invece la espelliamo, la respingiamo. L'aria attorno a noi come se avesse i brividi e trasmettesse la nostra paura, come il sudore delle mani o il tremito della voce o i capelli che non si piegano al pettine. Dice che l'odore della guerra l'ha avvertito subito, prima ancora che iniziasse. No, non l'odore di pirite, neanche quello di incendio, delle immondizie che si accumulano o del cibo scadente, scaldato sulla legna. Le persone hanno un altro odore e non è un fatto di pulizia personale. Le cose hanno un altro odore, come se improvvisamente su tutto si fosse posato un velo di polvere, un altro odore che non so spiegare, ma anche adesso è qui, nell'aria. Grazie. Ma qui forse non vuole neanche spiegare, però anche questo è il tentativo di far capire cos'è una guerra, scegliendo un punto di vista di chi la guerra non la vede, perché è una persona cieca. Devo dire che io da ragazzino, quando ero ragazzo io si giocava bambino molto in strada, ma le persone ci andavano a trovare. Mia madre, spesso c'era una signora, una giovane, poi cieca, che andava a trovare mia madre. Io andando a giocare, vedevo, mi colpiva sempre il fatto di come lei annusasse le cose, ma anche i giornali, ed era un modo di ovviare con un senso
a un altro. Ancora io non sapevo che esiste la lettura Braille, oggi insomma. E tra l'altro mi ricordo, mia madre mi diceva, accompagna la casa, abitava dall'altro lato dell'isolato, e io l'accompagnavo a casa e lei mi prendeva a braccetto, io avevo 10-11 anni, e mi vergognavo, avevo paura che mi vedessero i miei amici a braccetto con questa signora, e mi prendessero in giro, ah ti sei fidanzato con quella, quindi non vedevo l'ora, speravo di non incontrare amici, poi oggi mi vergogno di aver provato. Poi mi era successo di intervistare un grande scrittore che voi non potete conoscere, ma i vostri insegnanti sì, che si chiamava Borges, cieco, e con lui avevo avuto netta la sensazione che da cieco ci vedesse meglio dentro di me di uno che... Guarda. E quindi per me, quando ho saputo la storia di questa cieca in una città in cui dovevi camminare guardando serioni cecchini, procurarsi da mangiare era difficile. Ecco, mi sembrava di poter raccontare, cercare di raccontare la guerra con un... No, è difficile dire punto di vista parlando di una persona che non vede, ma di come la guerra sia in realtà rumori, esplosioni, le strade ingombre dei calcinacci. Noi oggi vediamo, siamo abituati a vedere sulle strade quelle cose che sono di aiuto nelle stazioni per chi non vede, per trovare, immaginate una città che non ha solo i normali ostacoli architettonici per una persona che non vede, no? Che può camminare con un bastone, ma ci sono pietre, cornicioni caduti, macerie, cioè. La guerra sembra ancora più stupida se sentita da una persona cieca. La partita è un miracolo. Non sembra che tengano conto dei gol e del punteggio, sembra una partita infinita, cominciata chissà quanto tempo fa e che forse non finirà mai. Non c'è arbitro e il fallo lo ottiene il giocatore più lesto a batterlo. Le formazioni si mescolano e le divise assortite dei giocatori confondono. Ce ne sono due, i due più bravi, che si cercano e si perdono, spesso in duelli incuranti delle proprie squadre. È chiaro che i due sono sempre uno contro l'altro, ma per il resto sembra proprio che tutti a turno vincano e perdano, in un pareggio eterno, un equilibrio sottile che non si riesce a rovesciare, impone di continuare il gioco per tutto il giorno e poi di nuovo. Sarebbe stato faticoso farsi capire, il capire è ovvio, ma soprattutto nessuno si è mai fermato a lungo. C'era sempre un'esplosione lontana o vicina a ricordare la guerra, e così i passanti ripresero il fiato, si affrettavano verso casa o verso il riparo, e i sordomuti niente, continuavano a giocare, incuranti dei passanti che si mettevano a correre, ignari delle colonne di fumo, delle tegole che rovinavano sulla strada delle aura che seguivano i silenzi. Per loro c'era solo il pallone da inseguire, da strappare dai piedi dell'avversario, da sospingere verso la porta avversaria. Esultavano per il gol, litigavano per il rigore, in silenzio. Quello che subiva il fallo in aria non restava a terra, dimenticato, ma si rialzava correndo per interrompere il gioco. Inseguiva e strattonava il colpevole, cercava con le mani il pallone da piazzare sul dischetto, ma il pallone era già dall'altra parte del campo. Neppure un fischio, si sentiva solo il rumore sordo del pallone. Quando veniva calciato, e quello dei contrasti più duri, dei ruzzoloni sul terreno senza un filo d'erba. Spesso il rumore degli spari, però mai un proiettile, mai una granata ha interrotto il gioco, mai ha sfiorato il campo di calcio dei sordomuti. Eccolo il miracolo. Metti il 22 marzo del 1993, quando il notarile funzionario della Nazione Caduti, quel giorno, 2328 proiettili di artiglieria, dappertutto, ma non sulla partita dei sordomuti, protetti da un miracolo silenzio, da un'invisibile volta di vetro trasparente, dalla loro impurante innocenza, dalla testarda e orgogliosa passione calcistica, ignorante del mondo e ignota agli artiglieri dei massacri. Cadevano le granate
anche sul terreno, ineguale tra le partite senza fine, e i proiettili segnavano il muro dietro le porte, ma quando la luce era ancora troppo cruda o già azzurra, prima o dopo le partite, mai durante, e ogni mattina riprendeva il corante delle buche, la partita destinata a durare 3 anni e centinaia di ore. Bravo, questa cosa l'ho scritta perché sono un appassionato di calcio, ho fatto una battuta alla vostra, ai miei tipi si chiamavano Bidelli, adesso collaboratori, si può dire Bidelli? Sì. Che oggi c'ha una tuta del Napoli, ho fatto una battuta simpatica. A me piace il calcio perché ci giocavo da ragazzo, adesso lo guardo. A Sarajevo cosa succedeva? Che i bambini, voi immaginate lì, c'è un assedio che è durato 4 anni, e per quanto le madri, anche le vostre vi diranno stai attento, non far questo, per quanto le madri fossero preoccupate non era possibile tenerli sempre in casa, e c'erano state tante stragi che addirittura avevano dato i nomi alle stragi, la strage dell'acqua, quella. C'erano delle persone che andavano a prendere, perché non c'era acqua nei rubinetti, andavano alla montagna. La strage del pane davanti a uno dei pochi posti. E un giorno ci fu la strage del calcio, cioè morirono 5-6 ragazzini che stavano giocando a calcio in un cortile. E uno può immaginare le madri che in genere i bombardamenti iniziavano e uno faceva tempo trovare i paro, lì era stato l'inizio del bombardamento, la scena, potete immaginare dei genitori che morirono in 4, 5, 6, non mi ricordo, ma molti altri rimasero feriti. Tra l'altro chi segue il calcio, c'è un giocatore dell'Inter adesso, Dzeko, che era bambino a Sarajevo durante la guerra, una delle cose, io non ho mai avuto modo di fare giornalista sportivo, mi piacerebbe intervistarlo sui ricordi di quella guerra vissuta da bambino. Quello che il vostro compagno vi ha detto è la storia di un istituto per sordomuti che c'era a Sarajevo e che naturalmente non sentivano neanche le esplosioni e che quando gli altri correvano a rifugiarsi nelle cantine, nel coso, continuavano a giocare le loro partite, però come se esistesse un dio dei sordomuti o i miracoli, mai una granata ha continuato a fare una vita, la vita di tutti quanto riguarda il vento, l'assenza dell'acqua, il freddo, però incuranti dei bombardamenti perché non li sentivano e ha continuato a giocare, per fortuna non successe mai niente, insomma questa è la storia del pezzo. Va bene, allora, prima di tutto ringrazio io Tony, ringrazio i vostri insegnanti e io uso anch'io termini desueti, il vostro preside, perché... Io mi scuso, il sindaco... È il preside qui in mezzo a due. È una lezione, non fidatevi mai al 100%. Del giornalismo, delle notizie, si possono anche sbagliare. Sì, quello io dico sempre anche ai miei studenti, quindi quello lì non c'è problema, come tutti d'altronde si possono sbagliare. Bene, comunque va bene, ringrazio tutti e credo che questo incontro, spero anzi, vi trasmetta qualcosa. Voi cosa siete tutti di terza? C'è pure no, seconda. Terza e seconda? Quindi storia, che punto siete? Seconda guerra mondiale. Guerra mondiale. Bene, allora tra un po' entrerete, i vostri insegnanti vi spiegheranno quello che è accaduto a seguito della seconda guerra mondiale, sicuramente qua in Europa, tutto il mondo, ma magari in particolare qui. Ecco, la seconda guerra mondiale per noi europei è stata una profonda cesura, perché voi avete studiato tutta la storia precedente e avrete visto come, lo dicevamo anche un po' ieri, come la storia dell'uomo purtroppo è contrassegnata dalle guerre.
c'è una guerra, c'è la pace, dopo qualche anno si ricomincia un'altra guerra, c'è un'altra guerra da un'altra parte, eccetera, eccetera. E il continente dove voi vivete, in verità il subcontinente dove voi vivete, che si chiama Europa, è stato uno dei posti dove da quando l'uomo esiste si è combattuto di più in tutta la storia del mondo. Dopo la seconda guerra mondiale è iniziato un processo che ha regalato, perché è un regalo che i vostri padri, i vostri nonni vi hanno fatto, vi hanno regalato più di 70 anni di pace. Se voi guardate il libro di Toni, quello su Balcania, ha un titolo che in sostanza dice che quella è stata l'ultima guerra. L'ultima guerra. E purtroppo no, perché non è stata l'ultima guerra, ma è stata la penultima, perché oggi c'è l'altra guerra, quella in Ucraina. Però sino allo scioglimento della Jugoslavia, quindi fino a quando questo Stato multietnico, multiculturale, multireligioso è imploso, e non sto che a dirvi perché, perché sennò vi faccio una lezione di un paio d'ore, quindi fatevelo spiegare dai vostri insegnanti. Sino a quel momento in Europa non si era mai più combattuto una guerra. Grazie a che cosa? Beh, grazie a un processo, anche qui lo dico senza approfondire, grazie a un processo che è iniziato, diciamo, tra il 45 e il 46 e poi dal 47 in poi ha preso quella strada, in cui almeno i paesi di quell'Europa, che credo vi insegneranno a distinguere tra Europa occidentale e Europa orientale, che era divisa da una cosa immaginaria che si chiamava cortina di ferro, ma che in alcuni casi era proprio un muro che divideva gli stati, un muro come adesso si costruiscono i muri per non far arrivare gli immigrati. Sapete che ad esempio in Ungheria si è fatto lungo tutta la frontiera una barriera di filo spinato per non far arrivare gli immigrati in Ungheria. Bene, comunque. È iniziato questo processo che ha permesso a popoli che si erano ammazzati sino al giorno prima quasi, di iniziare a vivere in pace e a costruire per voi, ma anche per chi l'ha costruita questa cosa, un presente e un futuro appunto di pace, dove vivere insieme, dove studiare insieme, ed è cambiato, almeno si è tentato di cambiare quello che era anche la cultura, la società. Oggi se voi andate in Francia o andate in Germania o andate in Spagna, non ve ne accorgete, se no perché magari uno parla lo spagnolo, non ci sono più le frontiere, non ci sono più i passaporti. Sino a qualche decennio fa, anche qui fatevi raccontare sino a quando, uno per andare dall'Italia alla Francia c'era una frontiera, c'era una sbarra, vi fermavano, vi chiedevano il documento, se il documento non era in regola non potevate andare in Francia, vi rimandavano indietro, eccetera. Cioè voi non eravate liberi di girare in questo subcontinente, avevate delle regole imposte da altri stati per cui la vostra libertà era limitata. Quando voi adesso andrete in università c'è una cosa che si chiama Erasmus. Voi potete scegliere di studiare, di fare gli esami a Madrid, a Parigi, a Francoforte, a Lisbona, e siete iscritti magari all'Università di Pavia. Capite? Purtroppo non in Gran Bretagna, io studio inglese, non ne parlo perché è un giudizio non tanto positivo. Ecco. Quindi, vabbè. Sino a qualche anno fa, sino al 2016, potevate anche andare in Inghilterra, oggi andate in Irlanda che è meglio. Diciamola così, se volete anche imparare l'inglese. Quindi capite che è un processo molto positivo quello che è avvenuto. Purtroppo la Jugoslavia non faceva parte di questo processo perché era un paese che, diciamo, per diverse ragioni storiche, anche qui siete nel 1945, ve lo spiegheranno o ve l'hanno già spiegato, la Jugoslavia ha scelto o è andata in un'altra direzione. Quando il leader jugoslavo è morto, appunto, all'inizio degli anni 90, questo Stato è imploso, cioè quelle cose che sono, lo dicevamo anche ieri sera, positive come il senso di patria, il senso di appartenenza,
sono scoppiate e sono cominciati gli odi nazionali. Qui l'Europa non ha saputo svolgere il suo ruolo, che era quello di dare una speranza a quei popoli, a quei cittadini, e indicargli una via della convivenza pacifica e dello sviluppo economico. In verità ci siamo arrivati, ma ci siamo arrivati attraverso le guerre, perché oggi la Slovenia fa parte dell'Unione Europea, la Slovenia è un pezzettino di quell'ex Jugoslavia, la Croazia fa parte dell'Unione Europea. Chi non ne fa parte, come la Bosnia-Herzegovina, dove si trova Sarajevo, ha chiesto di entrare nell'Unione Europea. Quindi è un processo che però ha dovuto passare attraverso cosa? Attraverso le guerre. Quello che vi raccontava Toni, che se comprerete il libro potrete leggere, è passato attraverso il dolore, la morte, gli stupri, i massacri. E chiudo raccontando un ultimo episodio. Sapete forse alcuni sì, alcuni no, io insegno in università. E attraverso un progetto che abbiamo portato avanti per parecchi anni e che poi è stato interrotto a causa del Covid, ma lo stiamo riprendendo a partire da quest'anno, ci siamo inventati il treno per la pace. Che cos'è questo treno per la pace? Noi coinvolgiamo delle classi, normalmente di scuole medie superiori, facciamo delle lezioni, degli incontri, in cui spieghiamo queste cose, spieghiamo il senso dell'unità europea, il senso della pace, eccetera, eccetera, e poi organizziamo degli incontri con altre classi, altri studenti, in luoghi simbolo. Nel 2016 organizzammo questo incontro a Sarajevo. Abbiamo portato alcune classi di Varese, di Pavia e di Milano a Sarajevo, abbiamo fatto questi incontri, che peraltro sono incontri, infatti si chiama treno per la pace, che si svolgono sul treno, cioè affittiamo le carrozze e mentre viaggiamo raccontiamo. Siamo arrivati a Sarajevo, c'erano dei ragazzi che frequentavano dei licei, ma anche alcuni universitari, in cui si insegnava l'italiano, e quindi c'è stato proprio un incontro, abbiamo fatto una riunione come questa, e i ragazzi, voi vi siete confrontati con questi ragazzi di Sarajevo, che non erano più quelli che avevano visto la guerra, ma erano i figli di quelli che avevano visto questa guerra, e la cosa che è emersa di più era la voglia di questi giovani di essere giovani europei. A causa della guerra, diciamo, la prevalenza erano, perché poi dopo che si è raggiunta la pace in Bosnia-Herzegovina, molti serbi che abitavano sono scappati, altri sono tornati, eccetera. Però insomma era una rappresentanza multietnica e multireligiosa di questi ragazzi, e si sentivano tutti europei. E il loro desiderio era quello di incontrare altri ragazzi come voi per costruire cosa? L'amicizia, la pace, per cercare di anche loro portare il loro paese all'interno di questo processo, perché questo processo ha funzionato. Non ha funzionato purtroppo in Jugoslavia. E oggi la notizia che leggevo, mi pare ieri notte o stamattina, anche l'Ucraina, che sapete è l'ultimo conflitto che c'è, il secondo in questi 70 rotti anni che ha interrotto il processo di pace, per altre ragioni, per la voglia della Russia, comunque del capo della Russia, di ricostituire questa idea di grande impero zarista, l'Unione Europea, un'ultima cosa, per entrare nell'Unione Europea il processo degli stati che chiedono di entrare è un processo abbastanza lungo, perché viene richiesto a questi stati di rispettare determinati parametri, che sono economici, sono di democrazia, sono di rispetto dei diritti umani, eccetera, eccetera. L'Ucraina non ha oggettivamente tutti questi parametri, non li può rispettare, soprattutto in un momento di guerra. Leggevo la notizia positiva, è che l'Unione Europea, decisione di ieri o l'altro ieri,
parrebbe, uso il condizionale, che voglia superare nel caso dell'Ucraina almeno in parte tutti questi ostacoli per coinvolgere questo paese e metterlo in qualche modo sotto la tutela di questa unione che è stata in grado di appunto portare pace, benessere, eccetera, eccetera. Ecco, perché vi ho raccontato queste cose? Perché sono le cose in cui voi dovrete poi, se ci credete o se volete vivere, diciamo anche bene, dovrete poi battervi. Perché noi l'abbiamo fatto, magari lo stiamo facendo, però poi il compito di continuare su queste cose è il vostro. E io credo appunto che leggendo il libro di Tony, ma in verità non solo questo ma anche altri, ecco, voi capite il male della guerra, perché oggi qui abbiamo parlato di guerra. Ecco, bisogna invece avere l'obiettivo di superare la guerra per arrivare alla pace. E questo è un grande percorso a cui siete chiamati.